Non c'è una sigla? Non avete fatto una sigla? Ma chi è responsabile di questa televisione? Nessuno fa le sigle. Non si muove la sigla, però conti il sugo. Cantate, cantate qualcosa. Fate qualcosa. Cosa? Magari si prende un pezzo, ma no, non si può, non ci sente. Quando possiamo partire partiamo. Va bene. Allora, è uscito Sorella Sconfitta, il primo album solista di Massimo Zamboni, che poi è solista solo fino a un certo punto, perché comunque ti sei contornato di una serie di persone più o meno riconosciute del panorama musicale italiano, più o meno indipendenti. È uscito per Radio Fandango qualche tempo fa. E fino a poco tempo fa, quando hai finito la tua prima parte della carriera di musicista, hai iniziato la tua carriera di scrittore, non sembrava possibile un tuo ritorno alla musica inizialmente. Da dove è nato questo ritorno all'ascolto, allo scrivere parole per farle cantare o per cantarle? Beh, buonasera innanzitutto, così ristabiliamo un po' di forma. Ma non sembrava possibile neanche a me poter ricominciare a suonare, perché poi quando smette un ciclo lo senti, no? Che sta morendo, una cosa è finita. Allora non c'è assolutamente la sicurezza che questa cosa possa iniziare in altre forme. È molto difficile anche ripensarsi da questo punto di vista, perché senti molto il peso di quello che è stato e sai quanto gli altri ti faranno pesare quello che è stato. È giusto che sia così, perché se tu decidi di avere un ruolo, io non la chiamo carriera pubblico, però devi farne i conti, hai fatto i conti in bene prima, è giusto che tu faccia i conti con il negativo dopo. Allora è stata quasi una fortuna che io mi sia messo a scrivere, perché questa cosa mi ha aperto di colpo un altro campo, non confrontabile con quello che c'era prima in sostanza, mi ha fatto misurare con delle parole, non con delle musiche, e con tutta un'altra serie di strutture, di luoghi, di persone, eccetera, eccetera, anche di interesse, perché chi scrive sa benissimo che non avrà mai, tranne alcuni casi fortunatissimi, la stessa rispondenza di chi suona. È un esercizio molto più solitario e di numeri molto minori da scrittura. Allora, scusate, ho cominciato a pensare a scrivere e poi a scrivere immediatamente. In realtà già nello scrivere era tornata a funzionare qualche cellulina musicale, perché poi io mi rendo conto che scrivendo non ho bisogno tanto della storia da narrare o della narrazione di per sé, ma ho bisogno del ritmo della narrazione. Tutte le parole che sono uscite in base a delle musiche narrative, molto più che a una finalità di storia, no? Di racconto, come succede di solito. E queste cellulini musicali hanno cominciato ad attivarsi in sostanza, evidentemente la scrittura di per sé non bastava. Poi c'è stata tutta una serie di concomitanze fortunate, mi sono state proposte tre colonne sonore, che non era mai successo prima, per il cinema, tutte nello stesso periodo. Tutte e tre con un argomento sviluppato diversamente, ma tutte e tre avevano a che fare con l'idea di sconfitta dei protagonisti di questi film. I primi erano un documentario sugli alpini, all'epoca della loro drammaticissima ritirata dalla Russia nel 1943. L'altra storia è una storia molto più piccola di persone, giovani, di ragazzi, insomma, che dovevano subire le loro prime sconfitte molto pesanti. Allora ho cominciato a ragionare su questa idea delle sconfitte. Dovendo comporre le colonne sonore ho cominciato anche a ragionare sulla musica. Lì c'era un ottimo alibi, che è che quando fai una colonna sonora sei tu che fai la musica, ma in realtà la fai per conto di altri, devi vestire i panni di altri, no? C'è un regista che ha un'idea, ci sono degli attori che hanno bisogno di essere interpretati anche musicalmente, ma non è la tua musica, non è il tuo CD, è un'altra cosa. Questo è stato un paravento molto utile. Poi, finite queste colonne sonore, le musiche sono rimaste, hanno cominciato a uscirmi anche le parole, hanno cominciato a uscire tutto quello che era rimasto fermo per 3 o 4 anni e che non aveva ancora trovato lo sbocco, finché ho pensato che era proprio ora di fare un CD in sostanza, di assumere queste sconfitte che avevo visto attorno in questi film su di me, aggiungere la mia, buttare fuori le parole che non volevo tirare fuori prima e uscire, come dire, personalmente in maniera molto evidente. Questo per me è stato un grosso salto, anche qua non lo considero un salto di carriera, proprio un salto intimo mio, personale, l'idea di esporsi in prima persona non è una cosa così scontata, per me non lo era, insomma. Sì, una cosa tra l'altro abbastanza particolare per il panorama italiano è che hai scelto probabilmente la strada più difficile per un disco d'esordio, nel senso che hai 4 voci, quindi 4 collaborazioni differenti. È un disco che è nato tra Villa Minozzo e in parte registrato anche a Praga da Sara Cosentino, che fu
collaboratore di Battiato e anche del consorzio, ha fatto parlare di sé la grafica di tutti questi elementi, ha riunito alcuni membri degli USMAMO, cioè c'è un insieme di persone che hanno lavorato a questo disco che rendono omogeneo, cioè di per sé era difficilissimo. Come è nata questa omogeneità nonostante le distanze? Ma a un certo punto ho avuto questo problema, no? Cioè, quando cominciavano a uscire le canzoni mi rendevo conto che qualcuno avrebbe dovuto interpretarle prima o poi. Io ero abituato a ragionare con una voce, quella voce non c'era più, allora è molto importante, al di là ci sono tantissimi bravi cantanti, ma il problema non è trovare chi canta bene una canzone, il problema è chi è capace di assumere queste parole su di sé, perché non sono parole leggere. Allora mi rendevo conto che non ci poteva essere una persona sola, perché si sarebbe dovuto identificare con me così fortemente, in maniera così stretta, da essere un altro me stesso, questo veramente sarebbe stato impossibile. E per fortuna mi è venuto in mente che le voci giuste erano voci femminili e non maschili. Primo perché sarebbe stato molto più pesante il paragone con il passato, no? Ma poi non era solo questo, perché sono tutte parole apparentemente molto forti, ma in realtà nascevano da una situazione di fragilità altrettanto forte. Sono parole che nascono da una situazione molto, come dire, molto difficile da sostenere per me. Le voci femminili mi sembrano molto più adatte a esprimere questo doppio binario, no? La forza delle parole, però, essendo anche capace di accudire, di capire qual era il loro lato debole minore, che io considero altrettanto importante. Secondo me una voce maschile avrebbe capito solo il lato forte di queste parole, quasi come se fossero dei proclami, ma questa non era assolutamente la mia intenzione. Allora ho cominciato a pensare che ci doveva essere più di una cantante, dovevano essere sicuramente donne, ho cominciato a ragionare su chi poteva essere. Mi è tornato in mente Lalli, che ho conosciuto un 18 anni prima, una sera per caso, poi non ci eravamo mai più risentiti. Mi è venuto in mente Rada, che anche lei avevo sentito il suo ultimo CD, non ci conoscevamo, insomma, avevo l'idea che avrebbe potuto cantare in questo modo. Stavo cercando una soprano, una voce lirica, e casualmente ho incontrato Marina Parente. Casualmente Fiamma è venuta a casa mia un giorno, per tutt'altro motivo, e io cercavo una voce molto giovane, molto fresca come intenzione, per interpretare un paio di canzoni, e lei era perfetta per questa. Per cui non è che sia stata una gran ricerca, in realtà io sono stato fermo ad aspettare i segnali che arrivavano, i segnali sono arrivati per fortuna. Poi rendere omogeneo tutto, io credo che l'idea di Sorella Sconfitta di per sé sia abbastanza forte da omogeneizzare il contenuto del CD. C'è questo, l'omogeneità deve giocare a quel livello, secondo me. Sara Cosentini invece? Ma con Sara ci conoscevamo da un po' di anni, perché paradossalmente avevamo prodotto noi come Dischi del Mulo il suo primo CD che è uscito in Inghilterra, l'avevamo portato noi in Italia. E ci eravamo rimasti molto simpatici, ci eravamo anche ripromessi di lavorare assieme. Sarà una persona molto, molto, molto gentile e molto cordiale, quello con cui a me piace lavorare, perché dopo 20 anni di litigi continui con CCCP e CSI, lode e gloria a loro e al nostro modo di lavorare, perché quelle canzoni sono uscite da quegli scontri. Però adesso non ne avevo più voglia di queste cose, avevo voglia di pensare ad altro. E Sara me l'ha concesso, in realtà Sara è molto facile lavorare perché è una grossa cultura musicale di manipolazione delle macchine, molto capace di lavorare sulle voci, sugli archi, sugli arrangiamenti. E quindi lui è stato il mio vero contraltare, insomma. Ma perché uscire con la sconfitta? Cioè, dopo comunque una vita musicale, comunque anche a livello artistico con la scrittura, più che soddisfacente, come mai un altro così cupo nei testi? Un po' perché sono diventato grande probabilmente nel corso degli anni, questo capita a tutti, è capitato anche a me, ho voglia di riflessioni diverse, no? E poi a dire la verità io trovo la vittoria un'idea molto più imbarazzante che negativa, non mi piace assolutamente, mi sembra tutto questo sbandierare la vittoria che vedo sia nella pubblicità come nel mondo politico, come questo obbligo del successo, come la carriera, come tutto quanto, in realtà lo trovo abbastanza risibile oltre che detestabile. Mi sembra che sia una gigantesca truffa, il nostro mondo in realtà è molto più retto dalle sconfitte, non solo nostre personali, ma in realtà proprio del mondo, sono costitutive molto più di queste vittorie millantate. Allora io volevo cercare di ragionare in profondità sul nostro mondo e volevo farlo in un contesto che fosse altrettanto profondo. Le sconfitte mi sembrano un punto di partenza su questo. Hai provato a scrivere testi dopo aver scritto due libri? Hai trovato comunque difficoltà nel ritornare a una parola più secca, più semplice, diciamo, semplice in alcuni aspetti? Ma a dire la verità mi sembra più difficile scrivere i libri, perché già il testo ha un ottimo supporto che la musica, no? Quindi
l'importante è cercare di rilasciarsi sulla musica, capire quello, il tipo di testo che può essere sopportato da quella musica. E dopo l'altro grande problema è quello di concentrare le parole, di limare continuamente. Io non sono un cantautore, non racconto storie dall'esterno o narrazioni di altri, no? Cerco sempre di raccontare storie dall'interno. E quindi è un lavoro di lima, di limatura continua, tutte le parole non suonano come devono. Però non è stato particolarmente faticoso, forse anche perché erano parole che erano pronte per uscire, e quando sono pronte per uscire, non so, ti trovi in auto che guidi e ti devi fermare il gruppo perché è la canzone che sta uscendo, la devi scrivere in un fogliettino. È un po' quella cosa lì, non è che ti metti alla scrivania a cercare le parole o a consultare dei libri o andare sui dizionari. Le parole escono, le devi solo sistemare un attimo. Il libro ha una complessità molto più grande, un po' perché quando comincia a scrivere non sai mai, io perlomeno non so mai dove andrò a finire, e quindi segui questa scrittura, cerchi di indirizzarla, in realtà è poi lei che indirizza te, però richiede molto più attenzione, devi avere tutta la materia in mano dall'inizio alla fine, non è che ci possano essere delle incongruenze. Una canzone è una canzone, anche se devi tenere conto di un album intero, ogni canzone è una storia a sé stante. Ti voglio chiedere una cosa, una canzone la canti tu, giusto? Beh, cantare è un po' sì, molto elogiativo, diciamo che io la interpreto. Come mai hai trovato la forza di usare la tua voce? Beh, fa parte di questo processo di crescita, ma a dire la verità queste sono parole molto pesanti, credo pesantissime, forse le più pesanti dell'album, e non avrei avuto il coraggio di proporle a qualcun altro, perché questa canzone parla, non è neanche... Tra le varie sconfitte della nostra epoca, io credo che ci sia quella tra i genitori e i figli, non l'abbiamo sperimentata tutti, non è una canzone personale, voglio insistere su questo, però mi è capitato di sperimentare tante volte questa situazione in me e in altri. Siamo ben oltre il conflitto edipico classico, in cui si vuole uccidere il padre e giacere con la madre. Quello che dice questa canzone in sostanza è che il padre non si vuole neanche più uccidere, è un padre da disprezzare, la sua vecchiaia non porta alcuna saggezza, è un padre che non si considera assolutamente. La madre, con la madre non c'è nessuna possibilità di rapporto fisico di nessun tipo, neanche un semplice tocco, né si è mai toccati da questa madre. C'è un'intangibilità assoluta e questo è altro che sconfitta, la madre è quella che ci ha toccato per primo nella nostra vita. Questa canzone porta queste parole che sono molto pesanti, credo. Bisognava che le dicessi io. E adesso cosa pensi di fare da qui in poi? Oddio, ci sono tante cose che si possono fare, se devo pensare solo a quelle pubbliche, la prima cosa che vado a fare comincerà la prossima settimana ed è un tour di presentazione di Sorella Sconfitta, però non è un tour musicato, si chiama Sorella Sconfitta guida all'ausculto. L'ausculto è un po' diverso dall'ascolto, è un ascolto che si fa con il cuore molto più che con l'orecchia, no? Per cui mi trovo in teatri locali, cinema, posti del genere, in cui si può stare al buio, in silenzio, con il pubblico seduto, comodo, e ascoltiamo il CD insieme, che è la cosa più imbarazzante del mondo. Per superare questo imbarazzo, perché queste cose non si fanno più, come sempre negli anni 70, abbiamo prodotto un filmato insieme alla Fandango, che dura tanto quanto il CD, e verrà proiettato alle mie spalle, e questo filmato servirà a parte per catturare gli occhi, in realtà è una specie di alibi sociale per riuscire a stare insieme in silenzio, perché è una cosa che non si conviene adesso, no? Io poi inserterò questo silenzio e questo ascolto con delle parole che aiutano a entrare nel nascosto delle canzoni. Poche parole, però credo, spero, molto, molto incisive, che dovrebbero dare la suggestione di che cosa c'è dietro la canzone. Troverai anche la forza di andare su un palco con tutte e quattro le interpreti davanti, oppure no? Ma la vera forza non sarebbe andare su un palco, ma sarebbe convincerle tutte e quattro. Questo è uno sforzo veramente immane, ma confido di farcela in parte. Perché se ne comincia a sentire l'esigenza, ci sono tante richieste. Chiaro che Lali abita a Torino, nata abita ovunque, perché sta traslocando, andrà in Maremma. Fiamma e Marina Preta abitano vicino a Reggio, è già molto difficile mettere insieme questo quadro. Però mi piacerebbe molto fare un concerto dal vivo, perché la grande differenza, quello che manca davvero, ad esempio a questa guida all'ausculto, è il corpo emozionato, come si chiama, quando tu sei in concerto, al di là della razionalità, al di là che le canzoni sono sempre quelle, non sono in moto solo le orecchie o le mani, è tutto il corpo che si emoziona, perché hai uno scambio di energia molto forte con il pubblico, e quindi questo mi manca molto, vorrei averlo, non prima dell'autunno, sicuramente ci vuole un po' di tempo per mettere in piedi queste cose. Ecco, hai fatto questo primo album che è stato un po' una scommessa forse?
dopo due libri pubblicati sempre per Fandango, uno aggiunge l'altro Fandango, cosa pensi di che panni vestirai in futuro? Quelli di musicista o quelli di scrittore? Ma io poi sto abbastanza bene in tutti questi panni, perché sto scrivendo un altro libro che, se fossi abbastanza bravo, uscirebbe in settembre, ma penso di non farcela con i tempi. Ed è un libro che dovrebbe uscire per la Mondadori. Si chiama Il mio primo dopoguerra e sono cronache delle macerie. Praticamente sono racconti fatti camminando sulle macerie di Berlino Ovest, di Mostar e di Beirut, che sono tre città che ho visto nel loro dopoguerra, e sono i racconti, i pensieri derivati da quel camminare su quelle macerie. In realtà è anche la scoperta che attorno a noi esiste la storia, e cominci a 20 anni che magari hai una vaga percezione di questo, con una formazione scolastica che ti aiuta in tutto tranne che farti capire questo, no? Perché io sono arrivato a Berlino che avevo 20-22 anni, non capivo assolutamente niente, non sapevo neanche dove era Berlino, avevo una vaga idea che la città fosse divisa in due, ma non in quel modo, non sapevo assolutamente che cosa aveva portato a quella divisione, che cosa voleva dire, avevo un'idea molto vaga di un est e di un ovest e di cosa mi piaceva, ma assolutamente non supportata dai fatti e con un'assoluta incoscienza storica. In realtà queste cronache delle macerie e i successivi pensieri mi hanno portato a capire che l'uomo è obbligato alla storia e condannato alla storia. Noi non siamo esenti da questo. E questo libro riporta questi pensieri. Nel tuo passato, comunque, come musicista, sei stato in un gruppo che è stato primo in classifica e hai avuto comunque veramente molte soddisfazioni. Ti manca quel, diciamo, essere sotto i riflettori in un certo aspetto, comunque quello che la grossa discografia permette di fare, oppure comunque la scelta anche di essere in Fandango, comunque un'etichetta in un certo senso neonato, comunque per non far parte della grossa distribuzione, non è casuale, c'è voluta? Ma io di mia natura mi trovo bene sotto un segno minore, non tanto sotto il segno maggiore, questo non mi piace, ma è molto pesato. Ad esempio, credo che uno dei motivi principali perché sono sciolti i CSI è appunto perché erano andati in classifica un giorno al primo posto, un luogo assolutamente non loro, in cui siamo capitati per caso e che ci ha frantumato per bene come meritavamo. Io non aspiro assolutamente a quello, anzi ne ho molta paura, ma fortunatamente faccio delle canzoni che so già che mi garantiranno, non è matematicamente impossibile che arrivi mai lì per incapacità mia, ma non è un posto che frequenterei molto, anzi. E non è tanto quello, in realtà è molto bello quando il tuo lavoro viene riconosciuto, no? Ma questo, se dovessi essere sincero, che siano 10, 100, 1000 le persone, non è che mi interessi tanto. Un po' perché sono mio, perché io ne vedo comunque sempre 10 e non c'è niente da fare, la moltitudine proprio non riesco a vederla fisicamente. Un po' perché non è che ti porti tanto di più. Mi piace molto di più questo giro, ad esempio, di presentazioni del libro o anche questa guida allo sculto, perché ti porta davanti a 50, 60, 100 persone con cui hai uno scambio molto più approfondito, molto più capace di darti delle cose. Non è tutto qua, perché poi dicevamo c'è anche questo aspetto del corpo emozionato, dove se le persone sono 10.000 e saltano, ballano e urlano, anche questo è fortemente piacevole. Tu, rispetto a quello che fai, quello che scrivi, quello che, diciamo, componi, hai avuto la possibilità di avere sia dei lettori che degli ascoltatori. Che differenza trovi quando le persone quando parlano di quello che scrivi e di quello che invece componi? Beh, con la scrittura si crea un rapporto molto intimo, perché chi ti legge ti deve innanzitutto dedicare moltissimo tempo se vuole arrivare alla fine del libro, perché un CD lo ascolti anche skippandolo in auto in 5 minuti per decidere se il tuo CD o no, però poi ti consente un ascolto molto veloce, insomma. Un libro, io non credo che tu possa avere l'idea di un libro in 3 pagine, ti può anche capitare questo, però insomma se lo apprezzi davvero al libro ci arrivi in fondo, sono giorni e giorni di lettura o anche di rilettura. E sono due rapporti molto belli, perché in realtà poi mi rendo conto che la musica ha un valore così profondo nella nostra vita quotidiana, molto più della lettura. Ricevo molti più segnali da questo CD che non dai libri, ma non è un problema quantitativo, ma è proprio di incidenza nella vita degli altri, in un certo senso. Molte più persone mi dicono che gli serve il CD rispetto al libro, ma io non credo che sia un problema di qualità dell'uno rispetto all'altro, è proprio il mezzo di trasmissione delle idee che cambia. Il CD è capace di arrivare più in profondità nell'immediato, invece credo che il libro nei tempi lunghi abbia molte più capacità di scavare. E c'è una cosa che è abbastanza strana, quando appunto hai avuto dei gruppi o comunque altre formazioni c'era comunque un rapporto stretto con la politica, con quelle che sono delle dinamiche
di intervento anche sociale, più o meno diretto. Con i tuoi libri e con quest'ultimo album, come se avessi fatto un percorso sempre di introspettivo sulle persone, sugli uomini, non tanto evidentemente da quelle che sono posizioni, da quelle che sono ideologie, ma proprio quello che sono sensazioni interiori, scontri con la realtà, dinamiche comunque di comunicazione. Ho trovato un forte distacco da certe tematiche. È perché tu sei sempre stato così oppure perché hai orientato la tua vita verso questa ricerca? Beh, noi dobbiamo anche stare attenti, perché delle volte poi, voglio dire, io non credo che i CSI fossero un gruppo politico, assolutamente. In realtà nessuna canzone dei CSI, a parte un grosso pensiero sulla guerra in Jugoslavia, però probabilmente non è l'idea di politica che stavi dicendo tu. Quella in realtà era più un discorso sull'uomo, anche quella. E, i CCCP no, erano nati per statuto su un'idea politica, no? Cioè, ma anche questa non è un'idea... Un'idea politica un po' distorta, era quasi più un'idea di equilibrio, visto che il mondo va tutto da un'altra parte, noi veniamo dalle miglia, il mondo che interessa studiare noi è quell'altro, quello che sta al di là delle cortine. E quindi noi ci chiamiamo così e andiamo a vedere cosa vuol dire chiamarsi così. Quello che penso adesso in realtà è che a me sembrano molto più politici, per come intendo io, questi testi che non quelli precedenti, perché in realtà io credo che da certi punti di vista, quando noi andiamo a approfondire la nostra singola umanità, in realtà... Se la approfondiamo veramente con onestà, arriviamo a toccare l'umanità di tutti gli altri. E già questo per me è una grande idea di politica vera, che non è, come dire, non è sloganistica, non me ne rendo conto, però è capace di toccare un qualcosa che ci lega davvero e che fa la base della nostra socialità, in fin dei conti. Una canzone come Blue di Prussia, che parla dei rapporti con i genitori, come dicevamo prima, Ultimo con l'America, che non è una canzone sloganistica, anche se è una canzone anti-americana, Sorella sconfitta, secondo me sono tutte interpretazioni della politica da un altro punto di vista. Sì, molto più difficile, perché comunque nel campo musicale soprattutto, quella che è la politica, diciamo, così più bassa, cioè comunque prendere una posizione molte volte molto netta, molto decisa, avvantaggia, cioè tifare per una squadra. E diciamo in questi testi comunque non c'è quest'aria, cioè è una squadra che fa più parte degli uomini rispetto a una squadra di... È così, perché la squadra con cui gioco io è quella degli uomini, come hai detto giustamente tu, non volevo cercare la parte, no? È anche molto facile, ad esempio L'ultimo volo America è una canzone che poteva diventare una canzone di protesta, ma secondo me era molto sbagliato questo, primo perché ce ne sono anche troppe di canzoni di protesta, però il problema non è quello, io non sono un cantante di protesta. Allora già l'idea di chiamare Marina Parente, che è una cantante lirica, dava quel tono di, non so come dire, quello stacco alla canzone che ti impedisce di diventare una canzone di protesta contro gli Stati Uniti. Diventa una canzone di molto addolorata invece, ed è quello che vorrei comunicare, perché vorrei non dire sono contro gli Stati Uniti, sono per questo, sono per quello. Questo è fin troppo evidente secondo me. C'è una, non so come dire, c'è un'adesione genetica in noi, perlomeno noi che siamo emiliani, io credo che geneticamente sappiamo quali sono le parti in gioco, secondo me non riusciamo a farci fregare più di tanto in questo e dovremmo essere orgogliosi, penso, però non volevo indagare quell'aspetto lì, volevo capire come mai una potenza che si ritiene superiore al mondo, quando può esercitare superiormente questo potere anche dal punto di vista morale, come avrebbero potuto fare gli Stati Uniti con tutta l'adesione che potevano avere dopo l'11 settembre nei loro confronti, hanno deciso di buttare così platealmente via questo potere che gliene derivava per avere un non potere inferiore come quello che hanno adesso, per avere superato ogni soglia di detestabilità al mondo. Questa è una cosa che mi incuriosisce molto. Tu parlavi molto di emilianità, comunque di essere geneticamente emiliani. Nel tuo ultimo libro parli appunto dell'Emilia, di quella che è un... forse una regione del passato, le scrivi. E noi in un certo senso siamo venuti qua, abbiamo fatto questa televisione, comunque cioè, con enormi sforzi, anche proprio personali di tempo, senza con diciamo, un conto economico, e siamo voluti tornare in centro storico per dare vita. In un certo senso in questo tuo libro però Reggio pare come una... cioè la Reggio che di cui tu parli, una Reggio che adesso non sembra più esserci. Com'era quella Reggio di una volta, cioè in cui sei cresciuto? Ma in realtà non sono d'accordo su questa cosa, non sono d'accordo perché c'è una trappola disseminata all'inizio del libro ed è quella Reggio di cui tu stai parlando, no? La Reggio che poteva essere quella degli anni 70. Mi serviva a partire da lì perché avevo voglia di stabilire un punto di contatto con chi leggeva già conosciuto.
cioè parlare di qualcosa che tutti quanti già possedevamo, l'idea di quella legge che era ancora fortemente comunista, c'era ancora il PC, dove i personaggi di questo libro sono personaggi che già conoscevamo, sono i classici tossici degli anni 70 che abbiamo visto in tutte le salse e in tutte le risme. Questo mi esentava dal problema di spiegarli, di raccontare la loro psicologia, di andare a scavare dentro di loro. Sono messi lì quasi come se fossero delle icone di qualcosa, no? Però di lì il libro scappa via subito. In realtà io credo che il libro rappresenti una Reggio futuribile che deve ancora arrivare e che sta arrivando, e fai conti con quella, fai conti con una Reggio già assolutamente multietnica, anzi molto più avanzata dell'essere multietnico, perché già tutti questi neri, gialli e rossi che ci sono parlano già tutti in dialetto reggiano, fatto alla loro maniera, ma nessuno se ne accorge, è già la norma, è quasi un Blade Runner portato a Reggio Emilia, no? Per cui io penso che sia una Reggio che deve arrivare ancora. Invece sono molto stupito di come normalmente la cultura che tratta dell'Emilia ancora non veda questi processi, nel senso che mi sembra che nel nostro occhio concreto noi vediamo passeggiando per Reggio qual è la Reggio di adesso, no? E sicuramente molto più colorata di come era un po' di anni fa. Nel nostro occhio profondo ancora non siamo capaci di questo, vale a dire che ancora quando pensiamo a Reggio e all'Emilia la vediamo con gli occhi di Gerry, che pure io apprezzo tantissimo, Celati, tutta la grande letteratura, ma anche i grandi film dell'Emilia del Novecento, tutto quel modo di intendere l'Emilia. Mi sembra che noi culturalmente siamo ancora tutti quanti lì e i nostri occhi invece sono più avanti, c'è uno stacco che va dai nostri occhi alla nostra cultura ancora. Io spero che si colmi molto alla Svevia da questo punto di vista. A dire la verità c'è anche una prosecuzione di Emilia Parabolica, che è il libro che ho fatto in Emilia. Una nuova Emilia Parabolica a cui sto lavorando, e sarà un libro a fumetti però, disegnato da Gigi Cavallicocchi, che è il batterista dei CSI, ma in realtà è anche un bravissimo disegnatore a fumetti, si sta scoprendo un po' alla volta, anche lui non aveva mai praticato così fortemente il fumetto. Però è tutta questa nuova Emilia che vediamo e che sentiamo, e forse ha bisogno molto più di un'immagine immediata come fumetto che non di una scrittura, perché il fumetto contiene tutto senza che tu lo debba spiegare, invece il libro tante volte ha bisogno di spiegazioni, ha bisogno di... non c'è niente che tu veda, quindi che tu possa immaginare. Chi scrive deve tener conto di quello che non vede chi legge. Il fumetto no, ti dà questa possibilità, hai solo una pagina e lì c'è tutto dentro, e anche nei suoi vuoti è capace di raccontare tantissime cose, credo. Sì, quello che volevo dire prima è il fatto che, per esempio, l'immagine iniziale in cui c'è diciamo una scalata della Torre di San Prospero, e adesso, cioè, almeno per me, insomma, penso per molti di noi, comunque è difficile pensare che comunque un gruppo di giovani abbia questa follia, cioè non dico reale, cioè proprio concreta, però comunque sembra quasi ci sia un blocco sulla città o su comunque l'Emilia. Io lo trovo la città assolutamente morta da questo punto di vista. Non è che non fosse morta in quegli anni, gli anni in cui comincia il libro, no? Che erano poi gli anni 70, in realtà erano cose molto strane all'epoca queste, però c'era la consapevolezza di poterlo fare. Già uno dei protagonisti del libro accusa i suoi concittadini, dicendo: ma come voi andate a fare dei trekking in Patagonia, andate con il deltaplano, fate... tutto deve essere pericoloso, tutto deve essere estremo. Non c'è nessuno che abbia mai pensato di andare sulla Torre di San Prospero, che è la torre della sua città, a vedere come si vede la città dall'alto. La città è solo quella che vediamo andando in auto in circonvallazione, ci sarà dell'altro, no? E c'è questo altro. Bisogna avere il coraggio anche mentale di andarlo a cercare, io credo. E una volta questi pensieri si facevano, io adesso non abito più a Reggio, non lo so, ma nessuno ci autorizza a non farli. Siamo noi che ci blocchiamo da soli. Torniamo all'album. Hai scelto di iniziare il tuo primo lavoro con Sorella Sconfitta, che dà anche un appunto al CD. Come mai un pezzo che comunque sembra quasi una marcia, diciamo, un'introduzione appunto a uno stato d'animo, comunque anche un'accettazione della sconfitta? Perché tutta l'idea del CD nasce da lì, no? Nasce da queste parole, e nasce anche dall'idea che le dovessi interpretare Lalli, che secondo me lei è una... tra le cantanti italiane più dotate di capacità tragica nel vero senso, nel senso che Lalli più che cantare interpreta in senso tragico le parole, e infatti mi sembra che si sposino molto bene il testo e la sua capacità interpretativa, e perché questo è il manifesto del CD in sostanza, tutto nasce da lì, allora avevo voglia di metterlo davanti subito.
Una cosa del tuo passato, ma hai comunque, sei stato nei CSI, nei CCP, come mai adesso hai avuto, alla fine di questo rapporto, hai avuto un'esplosione che appunto riprende varie tipologie di espressione, adesso hai letto il fumetto, sei tornata alla musica, ai testi, alla scrittura, cioè come mai hai avuto questa liberazione, comunque la possibilità di sperimentare e visitare altri luoghi rispetto solamente a quello musicale? Beh, un po' sono diventato più coraggioso da questo punto di vista, e poi anche perché in realtà quando tu sei in un gruppo hai una logica di gruppo che, per quanto possa essere grande, importante il gruppo, è sempre una logica di ghetto comunque, che ti assegna delle parti molto definite, dalle quali non scappi, non ce la fai proprio, semplicemente. Questo è il motivo per cui i gruppi alla fine si sciolgono. Perché anche se tu vuoi scavare in altre direzioni, c'è sempre qualcuno che ti dirà che lì non ci puoi andare, perché la logica del gruppo consente dei rapporti molto rigidi, non si scappa assolutamente. Tanto è vero che non ho mai avuto nessun desiderio di fare dischi solisti o di scrivere libri, un po' perché non c'era il tempo, ma proprio non c'era neanche l'idea di volerlo fare, di doverlo fare. C'era già quello che c'era, mi bastava ovviamente. Poi una volta finito quel genere di relazione, è molto bello cambiare campo continuamente, è molto adatto a me per come sono io. Non vorrei mai fare il musicista e basta, lo scrittore basta, perché sono tutte cose che si nutrono l'una delle altre, è molto bello portarle avanti insieme. E poi ti lascia reinventare continuamente, e questo mi piace molto. Ecco, ha fatto guardare molto la grafica del CD. Sei stato tu a sceglierla? Perché le ispirazioni, diciamo, sono appunto dei capelletti, giusto? Letto su musica del CD. Ma ero andato una volta a Modena e mi era capitato di vedere una mostra di Andrea Chiesi, che aveva già collaborato con altre copertine del consorzio. Ma poi, insomma, con Andrea ci conosciamo da anni per tante collaborazioni anche. E quel giorno lui non c'era, c'era però su tutto il pavimento di questa mostra queste testoline di cera fatte da Beatrice Pasquali, che è una ragazza di Verona che abita e lavora a Bologna. E mi avevano colpito molto, un po' per il tema, no? Tutte queste piccole teste mozzate sul pavimento, un po' perché nessuna di queste teste era capace di dare un'idea macabra o orrorifica, che è una cosa che io detesterei, tra l'altro. Anzi, ognuna di queste teste aveva un'idea molto umana, forse perché la cera riporta tutti i pori, tutte le imperfezioni della pelle, ma ognuna era diversa dalle altre per qualcosa. Tutte assieme davano un'idea di una folla, che secondo me stava molto bene con l'idea di sorella sconfitta. Tutte persone capaci di assumersi pienamente le loro sconfitte, però di andare avanti lo stesso. Era proprio questa idea di moltitudine. E tra l'altro per come sono fatte, hanno una calottina bianca smaltata sulla testa, non capisci se sono visitatori che vengono dal futuro, non capisci se sono guerrieri di terracotta cinesi del passato, è difficile posizionarli in un'epoca. E allora mi è piaciuta molto questa ambivalenza. E poi una volta conosciuta Beatrice mi ha dato ancora di più, mi ha rafforzato l'idea, perché neanche lei ha mai avuto un'idea macabra rispetto a queste teste, perché non sono teste tagliate, sono persone che hanno solo la testa, ma è un'altra cosa. E poi lei, che aveva delle smanie da casalinga irrisolta, le metteva tutte sul pavimento come se fossero tanti cappelletti o tortelli sui taglieri delle massaie emiliane, anche i colori più o meno sono quelle. E mi piaceva molto questa idea di serialità, però portata non alle macchine, non ai bulloni tutti in fila, proprio ai cappelletti o al tortello. La sconfitta, diciamo che viviamo in tempi, no, un po' incerti, un po' particolari. Forse, diciamo, ogni epoca ha le sue sconfitte, ma le sconfitte di quest'epoca, hai detto prima che sono quelle, mettiamo appunto, di cui parli questo, anche rapporti con i genitori, ma quali sono le altre sconfitte? No, beh, tantissime, in realtà tutto il CD è anche così vario, perché ho cercato di affrontarne tante, no? Questa di Blu di Prussia, quella con i genitori, è uno degli aspetti, ma sicuramente non è solo quello. L'ultimo volo America parla di questa idea di guerra preventiva, parla di questa idea di potenza mondiale che non è capace neanche di alimentarsi di se stessa, in sostanza. Parla di un mondo che va avanti con le sue sconfitte. Da solo parla di una sconfitta molto privata, di una, anche Micia prende fuoco. Sono sconfitte di una persona fisica che scopre di avere un corpo clinico, non un corpo da toccare, ma un corpo che è quasi sezionato in muscoli, in apparati e cose del genere. E su Di Giri racconta di come non basti odiare. Ci sono 140 motivi per odiare, 150 ragioni per... non ricordo anche più il testo.
di rancore, 150 ragioni per odiare, ma al di là di questa enumerazione, quasi una contabilità, no, di queste ragioni, non basta, perché in realtà quello che succede odiando è il male che ricevi, non è tanto, non è niente di più, quindi cerca di esplorare quell'aspetto. Poi ci sono altre cose, ci sono... Dolorama è una canzone a cui tengo molto, perché dice troppo altra per capire l'esperienza del dolore, troppo altra. Noi, quando noi vediamo l'esperienza del dolore delle altre persone, la vediamo per televisione, sui giornali, ci può coinvolgere, ci può colpire molto profondamente, però è altra, non ci tocca poi più di tanto, ormai ci stiamo abituando a questo, alla sofferenza che ha un velo davanti, no? Rispetto a noi, non la tocchiamo più, è veramente altra, questa è una sconfitta ancora più grande. E d'altra parte però la canzone finisce dicendo che c'è una dittatura da parte della vita che ci chiama a dimenticare, no? Ci chiama a dimenticare il dolore degli altri, perché la vita comunque si alimenta continuamente di se stessa e del dolore in sostanza è disponibile a scordarla, a lasciarla andare, in onore, in ragione di una vita che vuole continuare assolutamente. La canzone finisce dicendo noi ci salveremo, è quello che pensa ognuno di noi. Il dolore è sempre degli altri, perché comunque una intima, piccola parte di noi pensa io intanto mi salverò. È una delle illusioni ovviamente che manda avanti il nostro mondo. Dopo questo non c'è, comunque le recensioni positive, rispondono a parte positive. Sicuramente Carpinite, che è il posto di abito, il 23 aprile, ed è la prima data in zona, perché sono debitore del comune di Carpinite che mi ha imprestato una sala per un paio di mesi per fare il CD, quindi molto volentieri volevo cominciare da lì. E a Reggio dovrebbe essere attorno all'11 al 12 maggio al Teatro dell'Orologio, poi c'è Modena il 22 aprile al Centro Musica, poi le altre sono tutte fuori in Italia, insomma. Allora, ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri, speriamo di vederti in concerto in zona da settembre in poi. Niente, grazie. Gli auguri ve li faccio anch'io, anche perché... Posso solo chiedere una cosa, i libri, due libri hai scritto, si possono trovare tranquillamente in qualsiasi libreria, su di problemi? Beh, no, l'ultimo libro che è uscito per la Fandanga Emilia Parabolica si trova tranquillamente. Il primo libro che è Il Mongolia in retromarcia. Ah, beh, sì, no, quello, cioè, non... Quello è difficile da trovare. Non lo trovo. Per me non è difficile. Il libro emiliano è facile da trovare. Sì, devo leggere, l'avevo già letto. Comunque, vabbè, con quello non ci sono problemi, che dico appunto il tuo... Eccetera, sul tuo, che sembra, no? L'ultimo. Emilia Parabolica, sì. Quello questo si trova. Sì, ho capito. No, l'altro devo come leggere. Adesso devo finire di leggere altre cose, poi penso che... Con calma, perché bisogna riflettere. Mi serve più tempo per capire, per riflettere. Non per adesso. C'è una domanda. L'ultima domanda, mi piace approfittarne, lui ci cominciamo a pezzi a dietrologia, strumentalismi, qualsiasi cosa. Questo è l'angolo del Nicoletto, vai. L'angolo della sana polemica, no. Cioè, un'opinione sulla situazione politica italiana attuale e prossima. Cioè, questa è la domanda tra di me. E dopo in seguito anche nel locale di Reggio Emilia, visto che ci avviciniamo alle elezioni. Ma no, io penso che una delle la maturità e la forza d'animo di un popolo si misura anche nella capacità di resistere ai suoi governanti, no? Loro mi sembra che noi abbiamo dei governanti peggiori di questi, si farebbe fatica a immaginarli, ma in realtà ce ne sono stati anche di molto peggiori. Siamo ancora a livello di un male minore, credo, visto come va il mondo. Però allo stesso tempo mi sembra che gli italiani abbiano una grossa forza d'animo, un po' perché vivono lo stesso, indifferentemente, la loro vita, nonostante tutto quello che ci stanno propinando. E già questo è un ottimo segno, secondo me, perché se poi io ci dovessi pensare attentamente, spero che non risulti sgradevole questa cosa, cioè, voglio dire nella maniera più positiva possibile, non è che Berlusconi poi vada a incidere più di tanto in quella che è la mia piccola vita concreta. Io non lo vedo, non so neanche chi è, lui non parla nella mia televisione perché appena appare io lo spengo, le sue parole non girano in casa mia, se c'è la sua faccia sul giornale giro immediatamente pagina. Non, è una persona che non considero assolutamente, eppure so che esiste, che determina la mia vita, appunto come dicevamo prima, noi siamo condannati alla storia, quindi siamo condannati anche alla storia che ci impone Berlusconi.
allo stesso modo però sento un grosso bisogno di chiarezza, no? Per cui questi polveroni in cui ad esempio si fanno le manifestazioni congiunte io non li condivido assolutamente, perché mi sembra che il nemico sia tra noi e dobbiamo essere molto chiari su questo. Il nemico non è solo sicuramente i terroristi, come vengono chiamati, anche se sono quelle parole che una volta si dicevano i drogati, no? È un po' su quei termini fantomatici. Il nemico attuale si chiama terrorista. Una volta c'erano gli zingari, prima c'erano gli ebrei, quindi ci teniamo anche questi, siamo abituati anche a questo. Allo stesso tempo abbiamo i nemici in casa e bisogna che noi a questi nemici diamo un nome e un cognome, secondo me, e sappiamo chi sono e sappiamo che fanno il loro mestiere molto meglio di come noi non facciamo il nostro. E per la situazione locale non saprei veramente cosa dire. Io fortunatamente sono traslocato in un comune molto piccolo che apprezzo molto, mi sembra molto capace di gestirsi, non so assolutamente niente della situazione reggiana, ma insomma questo non è molto grave. Avendo una domanda da fare sul discorso appunto della parola, del termine sconfitta, tu hai detto prima sconfitta, combatterla sarebbe ti porta a restare fermo lì, insomma, non andare avanti, diciamo, non capire. Invece hai detto a cioè adesso ho aggiunto un termine, se non ricordo bene, di accettarla, hai sì. Detto, no? Di accettarla è più facile, come si dice, trarne dei vantaggi, diciamo, degli insegnamenti. Sì, per adesso questa è. Hai usato una frase, ovviamente c'è da riflettere un attimino, e mi piaceva approfondire questa. Beh, adesso sai, poi si rischia sempre di generare. Io sto leggendo e sto cercando di capire meglio, diciamo, certe cose della vita, dell'interiore dell'essere umano e così. E non lo so, cioè il fatto di combatterla, secondo me sono tutte e due le cose da mettere in discussione. Secondo me adesso poi sai, si rischia sempre di generalizzare anche, no, su queste cose. Accettarla e combatterla, penso, però non è che si è perda di questo, per l'amore del cielo, devo ancora ripensarci. Cioè, questo è un dilemma antico, come l'uomo, no? Cioè, Amleto si chiedeva se era il caso di... Come accettare una qualsiasi cosa, vuoi dire tu, no? Accettare la sconfitta, accettare anche altre cose per farti riflettere, per approfondire meglio certi... Ma io per esperienza personale mi sono reso conto che continuare a contrastarla, cioè, fortemente la sconfitta in realtà non portava niente. Accettare vuol dire prendere l'insegnamento che te era ancora scontata, questo volevo sapere. Beh, scontata mica tanto, non è scontata, è un processo di sofferenza questo, ecco, è un processo anche molto doloroso, anzi è molto più doloroso a volte che combatterla, perché combatterla comunque ti dà, ti dà un accanimento, no? Sì, in realtà accettarla vuol dire subirla. Però subirla a volte può voler dire anche trovare la forza per andare dall'altra parte. Sì, questo sì, questo lo questo... quello che sto cercando di capire anch'io da un po' di tempo, sono un po' leggendo, un po' su altre cose, insomma, attimino. Fai combattere, forse hai ragione, sì, signora. Questo che volevo capire. Ma poi questo genere di pensieri sulla sconfitta sono nati a Mostar, dove erano andati a suonare come CSI. E avevamo fatto due concerti, la città era spaccata in due, da una parte i croati e dall'altra i bosniaci. I croati avevano vinto la guerra e si erano impossessati della parte est della città, della parte ovest, la parte più brutta tra l'altro. I bosniaci avevano perso, erano stati massacrati, erano riusciti a tenersi il centro storico dove erano sempre vissuti. Abbiamo suonato chiamati dai croati nel loro stadio, era lo stadio che loro usavano come campo di concentramento durante la guerra, ma era due o tre anni prima. E loro prevedevano, la loro propaganda prevedeva che ci sarebbero state 30.000 persone presenti per questo concerto, che era il primo concerto a Mostar, perché pensavano che sarebbe stato come un celebrare la loro vittoria, no? Sì. Era la prima occasione pubblica per cui un gruppo europeo andava da loro a, così, a risollevare la loro città. Al concerto non c'era nessuno, c'erano 10 bambini che giocavano a pallone e basta, non c'era un solo croato che non fosse un organizzatore, quindi 10 persone. Perché loro avevano vinto la guerra, ma avevano perso tutto il resto. Certo. Vincendo la guerra, questa loro vittoria aveva spezzato completamente. Erano tutti in casa a guardare la televisione, con l'antenna parabolica, non si parlavano più tra di loro, non uscivano per strada, guardavano la partita e basta, facevano solo quella. I bosniaci che avevano perso la guerra erano morti in 3.000 in città, c'erano tutti i cimiteri sparsi nei giardini pubblici. Al contrario, non avevano nient'altro che potersi ritrovare e ricostruire la loro vita completamente, la loro socialità. Per cui senza che nessuno li avesse mai convocati, senza che nessuno avesse mai fatto balenare l'idea di un concerto dalla loro parte, sono usciti tutti di casa e la piazza dove suonavamo era strapiena di tutte le età possibili, perché per loro
l'unico modo per uscire dalla sconfitta era rinascere. Gli altri non sono stati capaci di uscire dalla vittoria invece. E allora tutti questi ragionamenti hanno cominciato a girare e poi sono finiti in sorella sconfitta. Si spera sempre che dalla sconfitta, cioè praticamente ti serva da insegnare. Perché delle volte veramente è durissima. Per cui, visto che ma adesso la tecnica è molto a nostra disposizione, a parte che non funziona niente, non c'è nessun macchinario di quelli che io sto comprando che funziona, però tutto è molto agevole, tutto costa molto ma molto meno di una volta, per cui secondo me un piccolo sforzo di volontà sulla tecnica potrebbe aiutare da questo punto di vista. Non sto parlando di voi, sto parlando in generale naturalmente, però cose che erano impensabili 15 anni fa o 20 anni fa, produrre dei filmati o registrare dei CD interi in casa, questo è assolutamente impensabile, ci volevano molti più soldi e molti più mezzi, adesso in realtà sono molto alla portata di mano, ma il problema non è tanto quello quanto le idee che vanno a poi riempire questi mezzi ovviamente. Grazie. Questo è un problema, io non so se ho un'idea molto negativa della televisione, posso anche immaginare le potenzialità positive che ha la televisione, però visto che nessuno me l'ha mai dimostrato, da quando esiste la televisione, sono soltanto le potenzialità negative, comincio a pensare che il mezzo di per sé non sia granché. Aspetto che qualcuno me lo dimostri, magari sarete voi, magari uscirà una televisione meravigliosa, però onestamente è sempre più una trappola la televisione. Io non so se voi sarete capaci di uscire da questo, ma questo è al di là di voi, perché credo che proprio sia il mezzo che ha qualcosa che non funziona. Vediamo se hai coraggio di concludere. Posso fare una domanda sulla qualità, visto che hai parlato di Monster, poi insomma stare qua per far sentire la voce, un attimo a telecamera. Visto che hai parlato di Monster, proprio oggi sul giornale ho visto che diciamo così non ci riconosciamo più o meno nella sinistra, nella tradizione della sinistra italiana. Una cosa che non veramente che mi ha pesato molto come uomo di sinistra è stato, ricorre il quinquennale, insomma in questi giorni, l'attacco della NATO in Kosovo. E leggo per l'appunto che comunque le conflittualità tra serbi e albanesi, kosovari da un lato, serbi e kosovari da un lato, insomma, si stanno riascendendo. Tu hai avuto, cioè la situazione, una domanda che forse non so nemmeno, ma la situazione in Jugoslavia rispetto alla convivenza tra le diverse etnie, com'è e soprattutto com'è? Pensi che il fatto, cioè io in effetti dal 99 ad oggi ho avuto, che cosa c'è? Dal 99 ad oggi ho avuto una sensazione, insomma, che in quel momento dove vi erano comunque delle conflittualità di ragioni etniche, culturali, religiose che si ripresentano più o meno con le stesse modalità, anche se in forme differenti, nel terrorismo odierno, dove c'è, tu dicevi per l'appunto che abbiamo la necessità di trovare sempre un nemico, ed è una caratteristica per esempio del fondamentalismo, cioè quella di avere un avversario da individuare, così come avevamo gli ebrei oggi. Noi occidentali probabilmente abbiamo il terrorismo come forma in cui il nostro fondamentalismo che tutto ingloba, che tutto vorrebbe uguale, per esempio la sconfitta che non è un termine, giustamente come dicevi te, che fa parte della nostra cultura. È una domanda un po' complicata, me ne rendo conto, però insomma è una domanda che persegue anche il filo del senso rispetto se oggi, visto che la sinistra italiana ha governato nel 99, oggi più o meno abbiamo così l'urgenza di ritornare a governare questo paese. Può trovare un senso, un significato oggi essere, governare da sinistra e avere anche il coraggio di non adeguarsi ad un modello come quello per esempio della NATO che ci faceva identificare addirittura un intervento militare come necessario, sponsorizzato anche come un intervento umanitario, quando in effetti quelle manifestazioni di intolleranza, di odio etnico, oggi sono ancora presenti in quel paese, in quella nazione. L'hai detto anche tu che è una domanda molto complessa, per cui cerco di cavarmela al meglio. Ma io penso, se parliamo di fondamentalismo, in realtà penso che
il nostro fondamentalismo è molto peggiore di quello degli altri, perché in realtà il nostro fondamentalismo non è capace di riconoscersi come tale, no? Noi comunque siamo noi. E tra l'altro non riguarda solo i nostri governanti, riguarda noi proprio come cittadini. Poi ci sono anche cittadini di serie B che non usufruiscono di questo, lo sappiamo, però la stragrande maggioranza della nostra popolazione ne usufruisce di questi benefici. Dopodiché, sapere se cosa vuol dire governare da sinistra, io questo non lo so, perché sono termini che comincia a fare molta confusione anche. Voglio dire, se noi siamo capaci di definirci solo in virtù dei nostri nemici, questa è una cosa che sono capace di accettare, perché l'unico che è capace di dirci chi siamo noi sembra essere Berlusconi, quindi i conti, perché gli altri, noi stessi non lo sappiamo dire. Si rischia di dire delle cose molto moralizzanti, molto moralizzatrici, no? Mi sembra che fare politica oggi basti anche molto poco, basterebbe non... Se uno si impone di non dire bugie, sembra già essere una rivoluzione politica questa in Italia. Se uno si impone di non parlare con lingua biforcuta, anche questo sembra essere un fatto straordinario. Se uno non ritratta le parole che ha dette, o se le dice con onestà, o se non cerca nel suo piccolo, piccolissimo e irrilevante di inquinare meno che può, di trattare meglio gli altri, già queste cose che sembrano sciocchezze, no? Da giornale di bassissima leva, in realtà nella nostra vita quotidiana sembrano grossi atti rivoluzionari per come siamo messi. Io chiederei molto più coraggio alla sinistra, chiederei di non sottostare alle regole degli altri, ma di darcene di nuove. Non capisco assolutamente il perché, parlando sempre di televisione, bisogna andare a partecipare a trasmissioni come Porta a Porta, per dirne una, no? Una tra le tante, in cui è già tutto stabilito, è stabilito anche il nostro ruolo di vittime e di stolti, perché è tutto un copione già scritto. Non capisco perché partecipare a questo, non capisco perché continuare a pensare che in questo modo si dicono le nostre idee. La televisione non è un mezzo capace di lasciare dire le idee, è già tutto confezionato, noi andiamo lì a dire le idee degli altri. Ho visto troppo spesso i dirigenti di questa sinistra scusarsi per le accuse o difendersi per le accuse che le sono state rivolte, non ultimo un Fassino che si difende da un Berlusconi con l'accusa di avere una villa in Toscana e una via una casa a Roma, e lui si difende dicendo sì, ma io ho pagato un mutuo. No, questa non è la difesa. La difesa è da Berlusconi sputarmi un occhio, con rispetto al Presidente del Consiglio, perché noi non ci dobbiamo difendere perché abbiamo una casa in Toscana, scherziamo. Ma il discorso è molto complesso, ho la stessa possibilità di accedere alle informazioni, quindi a niente, come tutti i cittadini, quindi come tutti voi. Non so niente della Jugoslavia, non so niente di che cosa determina il mondo, non so niente dell'Iraq, non so niente del Kosovo, ho delle varie idee che non tengono assolutamente conto della realtà né dei movimenti del mondo, perché non li sappiamo, noi non sappiamo niente dei giochi che sono dietro al mondo. Noi continuiamo a ragionare con dei parametri che sono molto spesso, non so come dire, morali o quasi religiosi, e va bene che sia così, però in realtà nessuno di noi sa perché sono cadute le torri gemelle, nessuno di noi sa perché gli americani hanno invaso l'Iraq davvero. Ci sono altre domande? Allora niente, ti ringrazio molto, è stata una discussione che alla fine è deviata anche su altre sconfitte che vengono in un modo o nell'altro tu. Beh, infatti in effetti come uomo di sinistra mi sento un po' sconfitto. Sì, qua dentro c'è molta sconfitta probabilmente, non lo so. E niente, comunque Massimo ti ringrazio e ti faccio gli auguri per il tuo tour di Ausculto. Penso che comunque lo seguiremo anche noi quando passerai dalle nostre parti. E insomma, auguri veramente per quello che stai facendo, che fra fumetto, libro e diciamo preparazione comunque di sorella sconfittatura sarà molto. Ma vi ringrazio anch'io, mi dispiace ancora per il bidone della settimana scorsa dove avevamo programmato questa chiacchierata, ma lì veramente avevo l'influenza. E tra l'altro ne approfitto anche, visto che siamo in ambito molto cittadino, per scusarmi pubblicamente con i ragazzi di Key Rock, sì, della radio e del corallo, perché per due volte consecutive dovevo andare da loro per una serata, per due volte consecutive ero ammalato e non ci potevo andare, e mi è dispiaciuto molto. Però. E niente, ma gli auguri li faccio anche a voi. Sì, abbiamo bisogno. Thank you.
Io ho scritto due volte, ho messo anche il, la richiesta di... No, ma non sta... Chi ti ha detto di spegnere quella luce qua? Io. No, io no. Riattacca subito. Ultimamente ho deciso di spegnere. Riattacca. Ah! No, no, io sono un trattatore storico. No, no, sono più simile di questo. Ma intanto adesso sta parlando di un'altra cosa, no, quelli non sono presentazioni del CD, però c'è un però dietro c'è un e tu questo libro qua Andrea? Scusa ma il libro che è la fiducia è comprensibile. Massimo, mi ricordo un attimo. Ti devo dire una cosa. È gay. Eh? È gay. È gay lui.
Luca Grassi, cioè si va. Sì, no, quello lo capì anche a me, però non va neanche alla radio. Dopo bisogna fare così.